Quest'oggi non avevo voglia di registrare un video, ma nella mia casella postale è arrivato un pacco che non potevo non aprire immediatamente. Non mi piegherò al volere della noia. E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Come promesso, ecco il tanto atteso video unboxing del Samsung Galaxy Z Fold 2, il terzo pieghevole di Samsung e a quanto pare quello definitivo. Devo essere sincero, non mi aspettavo che arrivasse a casa mia così presto, perché infatti la consegna era prevista per il 18 settembre. Peraltro sono felicissimo che mi sia arrivato in anticipo, perché io tra un giorno partirò per Amsterdam, quindi non avrei avuto il tempo, non sarei proprio stato qui fisicamente in studio per poter registrare il suo unboxing. Via queste cose. Per questo smartphone ho pagato 2049 euro. Vediamo se li vale. Più o meno. Colore Mystic Black in 256 GB. Direi di non perdere tempo. Apriamo i sigilli, possibilmente senza distruggere la scatola, perché questo è uno dei pochi smartphone che ho comprato di tasca mia, che probabilmente mi terrò e che non capisco come si apre. Ah, ok, ok, bisogna spingere. Questo è solo l'involucro esterno e la vera confezione è questa qui, che si apre diciamo un po' a libro. E quindi, come vedete, con questo pattern che ricorda un po' una farfalla, mi basta aprire i due lembi della scatola. Cambia forma al futuro. Samsung presenta Galaxy Z Fold 5G, che rivoluziona la tua esperienza, bla bla bla, lo sappiamo, ma dov'è lo smartphone? Eccolo qui, dovrebbe essere esattamente sotto questa confezione Samsung che poi ispezioneremo a dovere, infatti con le sue care instruction che ti dicono attenzione a non rimuovere le pellicole dello schermo perché sennò lo fotti. Ecco qui il Galaxy Fold di seconda generazione e procediamo. Con uno spellicolamento durato 3 fasi. Later. Non so cosa avrete visto esattamente nell'ultimo fotogramma, ma una delle luci che utilizzo per registrare ha deciso di suicidarsi mentre ha attentato alla mia vita perché mi stava cadendo addosso. E la cosa che fa ridere è che non è nemmeno la prima volta che capita, ma la seconda. Ad ogni modo, ci aveva interrotto proprio quando stavamo facendo l'unboxing del Galaxy Z Premier Service, dato che sotto di esso c'è il caricatore super veloce USB-C, USB-C che ovviamente si può collegare per ricaricare il telefono con l'omonimo cavo, appunto sempre USB-C, USB-C di colore nero, e poi ovviamente le solite cuffie AKG di Samsung, niente earbuds in questa confezione. Oh, sono ancora scosso ragazzi perché la mia vita stava per terminare. Ad ogni modo, mettiamo da parte la confezione con i suoi relativi imballaggi. Tra l'altro prima dobbiamo vedere cosa c'è all'interno della busta Samsung, perché di solito ci sono magari delle cover, dei piccoli gadget per il dispositivo. La prima volta c'era una cover, invece questa seconda volta non ci sono cover per il dispositivo, ma semplicemente una guida di riferimento rapido a cui noi non faremo riferimento e la spilletta per rimuovere la SIM. Quindi se proprio vogliamo fare una comparison con il primo, abbiamo una cover in meno, perché questa era inclusa direttamente nella confezione originale. Ad ogni modo, che spettacolo, quanto è lucido questo dispositivo, quanto si vede che comunque è di buona fattura e quanto sono spariti i bordi, ma potremmo rendercene conto solamente accendendolo. Quindi procedo subito col premere il tasto di accensione, che questa volta come vedete è anche il tasto del lettore di impronte digitali, perché lo sto premendo, si è acceso il dispositivo e qui c'è anche un piccolo incavo appunto per leggere l'impronta. Powered by Android Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. E piuttosto iniziamo questa configurazione con la freccina che ci chiede appunto di procedere. Vediamo se già in questa fase, se io lo chiudo, dovrei vedere lo schermo palesarsi, eccolo qua, sullo schermino più piccolo. E ragazzi, direi che così è tutta un'altra cosa. Sicuramente fa strano vedere uno schermo con questo aspect ratio, è una spada laser, però nel senso, quale dei due è meglio? Apriamolo così almeno abbiamo una visuale un po' più carina. Qui dovremmo ovviamente accettare tutti i contratti di licenza, mi raccomando non fatevi perché comunque questi due sono facoltativi, quindi non li attivate. Ehi, sì, sono io che provo a fare l'accesso. Proteggere il telefono, come vedete ha il lettore di impronte digitali, come vi dicevo prima, fuso con il tasto power. Infatti se ne andiamo a impostare un pin, proprio come ho fatto ora, ci chiede poi di impostare l'impronta digitale facendo la scansione partendo dal pulsante laterale, esattamente come in questo modo. Poi ovviamente Android è sempre un po' riluttante a prendere l'impronta, però dopo un po' di fatica riusciremo, come vedete, a impostare l'impronta. Aggiunta 100%, quindi possiamo continuare. Fine!
ce l'abbiamo fatta, possiamo procedere. Ah, prima di iniziare, non premere lo schermo o l'obiettivo della fotocamera con un oggetto duro o appuntito. Questo può causare danni quali graffi. Vabbè, in pratica ti dice di trattarlo bene perché è molto delicato. Va bene. Wow, ragazzi, non è la prima volta che apro un foldable, ma per questo sono veramente gasato. Anche perché finalmente possiamo chiuderlo, aprirlo dallo schermo principale e non soffrire di un'improvvisa malattia alla vista come invece capitava con quello vecchio di prima generazione. Terribile in confronto a questo. Lo schermo più grande, quello aperto, quello da tablet, passatemi il termine, ha una risoluzione di 1768x1208 pixel, una diagonale da 7,6 pollici, quindi un totale di 422 ppi, mentre lo schermo, quello più piccolino, da 6,23 pollici Super AMOLED, è anche lui un 816 pixel per 2260 pixel, quindi comunque sul punto di vista delle risoluzioni non ho assolutamente nulla da dire. Il processore è uno Snapdragon 865 Plus di Qualcomm con una Adreno 650 e la bellezza di 12 GB di RAM, in questo caso 256 GB di memoria storage. E tra l'altro una cosa che ho notato è che pur quando il dispositivo è chiuso, quindi quando utilizziamo lo schermo diciamo secondario, quello un po' più piccolino, supporta l'orientazione verticale, quindi può essere utilizzato anche questo come una sorta di mini tablet, anche se sfido chiunque a utilizzarlo in questo modo, non è forse più comodo utilizzarlo in questa maniera? Ma oltre che continuare a guardare lo schermo piccolino perché me ne sto innamorando rispetto a quello di prima, voglio vedere anche qualche altra funzione che è ereditato dallo Z Flip, come per esempio la possibilità di usarlo proprio come una specie di Nintendo DS, no? Esattamente come lo sto facendo io, e eredita il meccanismo di chiusura dello Z Flip, per cui come potete vedere io lo posso piegare con varie orientazioni del display, eppure questo rimane estremamente fermo su se stesso, preservando l'orientazione che gli ho imposto. E vediamo se qualche applicazione è già ottimizzata per questa vista, come per esempio fotocamera, che io sappia. Esattamente, come vedete abbiamo due visuali, abbiamo la visuale quella con tutti i pulsanti e l'interazione dell'utente nella parte bassa dello schermo, invece poi la visuale di quello che vede la fotocamera nella parte alta. Questo è veramente molto molto comodo, perché così la parte di vista non viene intaccata e non devo toccarci con le mani, invece qua abbiamo la parte dove possiamo premere tutti i bottoni che ci pare, tutti nello stesso punto. Tra l'altro, ora che ho aperto la fotocamera sullo schermo piccolino, guardate cosa succede quando lo apro. Questo piccolissimo pulsante in alto dove c'è scritto off, che è l'anteprima sullo schermo piccolo. Questo vuol dire che se io dovessi girare la fotocamera ho un'anteprima direttamente sullo schermo piccolino, e questo vuol dire che mi posso fare i selfie con la fotocamera, quella di qualità insomma, potendomi osservare direttamente da qua, video e foto dalla qualità posteriore come se fossero selfie. Si scatta con il tasto del volume, per chi non lo sapesse. Tra l'altro al volo cambiamo subito queste impostazioni, la risoluzione dei video io la voglio in Ultra HD, dato che è uno smartphone in grado di farli, quindi non vedo perché debba essere selezionata in 1080p, metto tutto 4K 60fps come video. Ovviamente poi varie impostazioni, possiamo attivare la modalità 0.5x, quindi quella grandangolare, foto grandangolari. Vediamo se dalle impostazioni c'è qualcosa di particolare che possiamo andare a modificare. Per esempio nelle impostazioni schermo ovviamente possiamo attivare la modalità notte, che in teoria dovrebbe anche risparmiare un po' di batteria, ma per il momento io ve la tengo su giorno, dato che per i video è meglio. C'è il filtro della luce blu, che praticamente equivale a night shift. Layout e zoom schermo, qua possiamo diminuire un po' il DPI in modo che sia un pochino più ottimizzato per una visuale iPad insomma. Schermata home, ovviamente da qui potremo andare a modificare la griglia delle applicazioni, cosa che io vi consiglio di fare, vi consiglio di aggiungere un po' di spazio per le varie icone che potete inserire nella schermata home. Sempre nelle impostazioni schermo peraltro c'è una voce molto interessante che si chiama app da usare su schermo esterno, e praticamente una volta scelte le applicazioni appunto da abilitare in questa lista, quelle che saranno attive verranno automaticamente portate sullo schermo esterno quando richiudo lo smartphone. Vi faccio l'esempio magari con YouTube. Io attivo l'applicazione YouTube, e questo cosa vuol dire? Che se io apro una qualsiasi altra applicazione, per esempio calendario, e dopo di che chiudo lo smartphone, come vedete lo smartphone è spento, nel senso che lo schermo, quello piccolino, non si è acceso fin quando non ho premuto il tasto di accensione qua. Se invece però da smartphone aperto come adesso dovessi aprire l'applicazione YouTube, dato che l'ho specificatamente attivata da quella lista, non appena YouTube viene aperta e non appena io richiudo lo smartphone, guardate come in automatico mi viene riproposta sullo schermo più piccolo, proprio perché l'ho attivata dalle impostazioni. Questo è molto comodo perché magari qualche applicazione io la voglio con continuità quando apro e chiudo lo smartphone, e magari qualcun'altra invece la voglio semplicemente che si apra quando lo schermo è aperto
poi quando lo chiudo metterlo in tasca perché non ho più nulla da fare. Ovviamente vabbè, vi faccio vedere anche qualcosa di più. Per esempio questo è uno smartphone che si distingue chiaramente per il suo multitasking. Potremmo aprire fino a 3 applicazioni contemporaneamente in multitasking, e questa cosa sicuramente è un game changer per chi guarda la produttività estrema, perché per esempio qui ho aperto messaggi, YouTube e internet allo stesso tempo. Ovviamente il processore non ha alcun problema a gestirle tutte e tre contemporaneamente, anzi potrebbe fare anche molto di più. Mentre c'è un video in riproduzione, come potete vedere, io sto scrollando una pagina internet, facendogli zoom, andando su altri link, insomma tutto molto velocemente, e in più c'è anche messaggi aperto. Come vedete, nessun problema di multitasking. Quindi se state cercando uno smartphone per il multitasking, questo vi fa delle cose incredibili, preservando ovviamente una portabilità, perché poi quando lo volete mettere in tasca, opla. Ma com'è invece questo utilizzo da chiuso? Magari se io volessi aprire YouTube e guardarlo da qua, quanto è fattibile? Per esempio andiamo ad aprire il video di Jumpy dove modifica il Mac. Ovviamente per esempio se dovessimo guardare un video su YouTube da smartphone spento, ovviamente ci saranno queste bande nere abbastanza imponenti, che però tuttavia spariscono ovviamente non appena il video lo guardiamo sullo schermo grande. O meglio, ci sono comunque delle bande nere, perché ovviamente l'aspect ratio da aperto è 4:3, mentre i video su YouTube non sono in 4:3, però sicuramente il video è molto più fruibile in questo modo. Ho da farvi un piccolo annuncio. Io sto per partire per Amsterdam, ve l'ho detto a inizio video, partirò il 16 settembre, quindi domani, quando peraltro sul canale uscirà il video sulla conferenza Apple che ci sarà questa sera. Ad Amsterdam io mi porterò solo ed esclusivamente il Galaxy Z Fold 2. Metterò in un cassetto il mio iPhone e mi farò l'intera vacanza ad Amsterdam con lui, e farò un vlog reportage di tutta la mia experience, perché per me questo è il primo pieghevole che può essere usato tranquillamente in un contesto quotidiano, normale. Quindi sì, lasciate un bel pollice in su per questa iniziativa, perché per una settimana sarò un utente Android. Che dire ragazzi, io spero che questo unboxing e prime impressioni del Galaxy Z Fold 2, un piccolo confronto con il primo, anche se ragazzi c'è poco da dire, non fatemi dire niente, vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su, che ovviamente mi renderebbe molto felice come al solito. Seguitemi su tutti i miei social network, in particolare Instagram, tutto in descrizione. Cliccando qui lati potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.